venerdì prossimo inizia questo torneo dedicato a Dodò Gabriele, liberi di giocare. Finalmente, dico io, finalmente si ritorna su un terreno di gioco, finalmente lo facciamo sempre con lo stesso, con la stessa squadra della categoria esordienti, e devo dire che è un segno di speranza, è l'unica gara che riusciamo a fare in territorio provinciale da questa stagione sportiva, quindi la stagione sportiva la chiudiamo con questa gara di esordienti 9 contro 9 tra l'FC Calcio Crotone e l'UE. Catanzaro. Tutto questo è anche per ricordare che storie come quella di Dodò non ne vogliamo più? Assolutamente, questo è il primo segnale, il primo messaggio che ci sentiamo di dover mandare e ci sentiamo di dover riconfermare, perché a parte il messaggio di legalità in linea generale, però la storia di Dodò continuiamo a ricordarla proprio perché resti da monito per quello che non deve davvero più accadere in futuro. Siamo assolutamente felici che questa occasione in realtà quest'anno rappresenti, come diceva prima il Presidente Alarico, l'inizio ma anche la fine della stagione sportiva, proprio per quello che è successo, quindi ha una duplice importanza l'evento di quest'anno, perché si ritorna in campo, si ritorna a giocare per Dodò, ma si ritorna a giocare anche dopo un periodo di un lungo stop. Quante squadre saranno presenti? E purtroppo per queste limitazioni Covid quest'anno abbiamo deciso di fare soltanto 2 squadre perché non possono utilizzare gli spogliatoi, quindi abbiamo un po' di difficoltà, ma abbiamo fortemente voluto questo incontro di calcio tra i bambini, perché sono sempre adolescenti di 11 anni che si affronteranno nel famoso campo oggetto della tragedia del 25 giugno, e quindi abbiamo soltanto 2 squadre. Ci sarà anche la premiazione poi lì in quel famoso campetto che tutti quanti portiamo nel cuore? Sì, simbolicamente anche la premiazione, che è sempre l'atto conclusivo di qualsiasi evento, e anche quest'anno, soprattutto quest'anno, per quello che dicevamo prima, non, assolutamente non mancherà, ma credo non mancherà la voglia di partecipare da parte delle squadre che, come diceva poc'anzi Presidente, potevano essere di più, ma le limitazioni Covid in questo momento non consentono. Anche il numero degli arbitri sarà limitato al numero delle gare che si giocherà, chiaramente.